Io ho l'impressione che l'Italia sia in Europa solo in maniera molto fittizia. Gli italiani non sanno assolutamente nulla delle istituzioni europee, non sanno assolutamente nulla di quello che viene deciso all'interno di questi palazzi. Io credo che la cosa più importante sia non solo renderli consapevoli, ma renderli anche partecipi. Inutile poi lamentarsi che c'è una notevole diminuzione della partecipazione dei cittadini alle elezioni, soprattutto in vista, insomma, come abbiamo visto soprattutto in vista delle elezioni, del rinnovo del Parlamento europeo. Altra cosa su cui secondo me ci dovremmo concentrare è proporre ai paesi dell'Unione Europea la proposta di un disegno di legge che interessi la lotta alla mafia. Ormai la mafia si è totalmente espansa in Italia e già da qualche anno ha dato ampie dimostrazioni di come sia stata in grado anche di agganciare molti territori europei. Quindi secondo me dovremmo prendere coscienza di come sia impossibile affrontare il problema delle mafie con la magistratura ordinaria. Dovremmo portare avanti un disegno di legge che aggredisca le mafie nella loro interezza e quindi far riconoscere a tutti i paesi dell'Unione Europea il reato di associazione mafiosa, far riconoscere l'istituto del sequestro e successivamente la confisca dei beni ai mafiosi e quindi utilizzare un'unica legislazione europea che vada appunto ad attaccare in maniera reale tutte le, i gangli vitali della mafia.